Qui troviamo la traccia del passaggio di un animale, in questo caso è un istrice. Questi sono i classici aculei dell'istrice. Gli aculei degli istrice non sono altro che dei peli modificati per creare una barriera difensiva. In genere questi aculei sono posti in modo, diciamo, innocuo per l'animale che si deve intrufolare in mezzo ai cespugli, ma quando questo animale viene minacciato alza gli aculei per creare appunto questo scudo, questa barriera difensiva. Qui c'è da sfatare un mito, quello che gli istrici lancino gli aculei. Questo mito viene dal fatto che quando un istrice è minacciato appunto alza questi aculei e il predatore, che può essere ad esempio un cane, va lì e tende a morderlo, cerca di morderlo. L'istrice fra l'altro fa delle spinte con le zampe per cercare di infilzare il predatore, per cercare di spaventarlo e mandarlo via. Se qualcuno di questi aculei entra addosso all'animale stesso, dal predatore, questi aculei tenderanno a staccarsi, come si stacca un qualunque pelo, diciamo, dalla nostra testa o dal nostro corpo, e questi aculei resteranno infilzati nel predatore. Quando questo cane tornerà dal padrone, avrà ancora questi aculei infilzati e il padrone penserà che l'istrice ha lanciato questi aculei addosso al cane. Questo non è vero, è semplicemente il contatto, quindi il cane che è andato addosso all'istrice per cercare appunto di predarlo.